Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Dottoro TV. Andiamo subito a vedere gli argomenti che tratteremo oggi. Torneremo ad occuparci dei servizi di emergenza e urgenza per porre in questo caso l'accento su una sinergia territoriale sempre più incisiva e trasversale. Poi parleremo di chirurgia mininvasiva e ancora del ruolo dello psicologo all'interno dell'ospedale. Dimostrato infatti che il vissuto del malato ha importanti ricadute sui processi biologici. Lo stress psicologico aumenta del 40%, pensate, i tempi di guarigione del malato, mentre un'indagine su 9 milioni di americani ha mostrato come i fattori psicologici aumentino i costi sanitari, pensate dal 30 al 170%. Torneremo poi a occuparci nuovamente della prevenzione primaria degli eventi cardiovascolari e infine con il nostro ospite in studio approfondiremo il cancro al colon retto, che è la più frequente neoplasia dell'apparato gastrointestinale ed è in assoluto una delle principali cause di morte per cancro. Occupa infatti il secondo posto tra i tumori maligni nell'uomo e il terzo nella donna. Quindi iniziamo subito, andiamo all'ospedale di Vaio, a Fidenza dunque, per il primo, no, per il primo nostro doppio approfondimento. Tecniche mini-invasive, quali sono le ultime novità? Nell'armamentario dell'urologia le tecniche mini-invasive attualmente hanno trovato un nuovo spazio anche in ambito oncologico attraverso la laparoscopia che ci consente di trattare pazienti con affetti da tumore della prostata e tumore del rene. Nello specifico, nel caso del tumore della prostata, consiste in intervento di prostatectomia radicale che vuol dire asportazione di tutta la prostata e le vescichette, sempre per via laparoscopica. Non è l'intervento più semplice in assoluto e richiede delle caratteristiche e dell'utilizzo di device dedicati e di peculiarità specifiche, però consente di trattare dei pazienti affetti da tumore prostatico in stadio non avanzato, con delle comorbidità non importanti che non abbiano già in precedenza avuto dei grossi interventi chirurgici che rendono di fatto l'intervento non agevole. Un altro ambito è rappresentato dalla chirurgia sempre oncologica per il tumore del rene e qui gli interventi sono fondamentalmente la nefrectomia radicale, che consiste nell'asportazione completa del rene e del tumore, oppure in casi selezionati nell'intervento che consiste nell'asportazione della sola massa tumorale preservando il rene, il parenchima renale, che tecnicamente si chiama nefrectomia parziale, che si riesce ad eseguire anche in base alle ultime tecniche, anche senza dover clampare il rene. C'è un'avanguardia che riguarda anche la robotica? Sì, la chirurgia robotica è una chirurgia che è una forma di chirurgia sempre laparoscopica, bisogna innanzitutto ammettere questo, è una forma di chirurgia laparoscopica che si avvale dell'utilizzo di un robot o di device robotizzati. Che sicuramente consiste in un approccio laparoscopico fondamentalmente, quindi sempre minimamente invasivo, è gravata da costi estremamente elevati e da una durata degli interventi che mediamente è più lungo, proprio legato al stabilire e fissare e posizionare il robot nel campo operatorio. Di fatto è fondamentalmente una chirurgia laparoscopica, niente di più, niente di meno, il processo e i passaggi chirurgici sono esattamente gli stessi. L'utilizzo del robot o di device robotizzati permette però una visione in tre dimensioni rispetto al bidimensionale della laparoscopia classica e quindi ha tutto un altro tipo di impostazione e di approccio. In caso di emergenza sul territorio di Fidenza, come si interviene? Allora, noi riceviamo una chiamata dalla centrale operativa di Parma, qua all'ospedale di Fidenza, e viene attivata, a seconda della chiamata, viene attivata l'ambulanza con l'infermiere o l'automedica con il medico e usciamo sul territorio 24 su 24 per ogni esigenza fuori sul territorio. C'è una sinergia a livello territoriale per coprire tutte le varie zone della provincia? Sì, noi facciamo parte di un sistema di emergenza territoriale di tutti gli ospedali della provincia e è tutto coordinato dalla centrale operativa di Parma. Chi opera invece sulla realtà di Fidenza? Allora, qua nella nostra realtà dell'ospedale di Fidenza siamo in 10 medici che lavoriamo come
medici dell'emergenza territoriale, sia all'ospedale e al pronto soccorso che fuori nel territorio. E copriamo anche il territorio del San Secondo come attività del 118 e anche guardie mediche, e adesso prestiamo anche assistenza, anche servizio, diciamo, a Borgo Taro. Di nuovo in studio, come anticipato, per affrontare ora il cancro al colon retto. Per farlo diamo subito il benvenuto al professor Aristo De Madorni, direttore responsabile dell'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale Santa Maria di Borgo Taro. Buonasera. Innanzitutto partiamo dal tema della prevenzione. Come sta andando lo screening per il cancro del colon retto? Beh, direi che c'è una adesione, diciamo, piuttosto soddisfacente, ma nel merito si potrebbe fare di più. Adesso parte proprio la quinta tornata dello screening, che era iniziato nel 2005, e vengono inviate per la quinta volta da allora ogni 2 anni le provette per la raccolta delle feci. Colgo l'occasione per ribadire l'importanza dell'adesione a questo screening, pensando semplicemente a un fatto, a quello che l'utilizzo come screening di massa di questo esame, cioè la ricerca del sangue occulto nelle feci, riduce la mortalità per cancro del colon retto del 30%. Uno si chiederà, ma come? E innanzitutto interrompendo il percorso polipo o adenoma carcinoma, sì, attraverso la polipectomia effettuata in colonoscopia, quindi riducendo di fatto il numero in assoluto di questi tumori. E poi se qualora fosse già presente il tumore, questo viene rilevato in uno stadio ancora iniziale, per cui con delle buone probabilità di guarigione. Così come non vanno sottovalutati dei disturbi come l'alterazione delle abitudini intestinali, così come i sanguinamenti o delle anemie ipocromiche non meglio precisate, per cui sono tutti sintomi per i quali è bene parlarne col proprio medico di famiglia. Una campagna davvero di prevenzione importantissima, lo sottolineiamo. Invece, per quanto riguarda la diagnostica, ci sono novità? Beh, direi proprio di sì. Diciamo, oltre all'evoluzione tecnica delle indagini tradizionali radiologiche come la risonanza magnetica, l'attacco multistrato, la colonoscopia virtuale, che sono tecniche sempre in evoluzione, volevo ricordare la colonoscopia ad alta risoluzione e magnificante. Ed è una colonoscopia tradizionale che con l'utilizzo di numerosi pixel e sistemi ottici particolari riesce a mettere in evidenza delle lesioni molto piccole e a definire i cosiddetti polipi piatti, che sono un po' di difficile inquadramento endoscopico. Inoltre un grosso apporto alla stadiazione dei tumori del retto, cioè la stadiazione intesa come definizione del punto a cui è arrivato il tumore nella sua evoluzione nel momento in cui lo individuiamo, è stata l'ecografia. L'ecografia che può essere attuata o con una ecoendoscopia durante una colonoscopia tradizionale, oppure con un vero e proprio ecografo anorettale, che è uno strumento di cui siamo in possesso a Borgo Taro da 2 anni, uno strumento molto sofisticato, prezioso, donato dall'Associazione Insieme per Vivere. Lo vediamo tra l'altro grazie alla regia. Ecco, e questo permette appunto di stadiare il tumore relativamente alla classificazione TNM, soprattutto per il T, cioè il grado di infiltrazione del tumore nella parete del retto, e in associazione alla risonanza magnetica anche la valutazione dei linfonodi per il rettale, cioè nel mesoretto. Ecco, una volta fatta la diagnosi di sede e di stadio della neoplasia, come ci spiegava, la successiva impostazione terapeutica, come avviene? Sì, ecco, va detto senz'altro che oggigiorno qualsiasi decisione terapeutica in campo oncologico bisogna prenderla in una riunione plurispecialistica, le cosiddette riunioni collegiali. Noi
dal 2005 ci siamo adattati, ci siamo, diciamo, anche noi abbiamo adottato questo comportamento, con una riunione a cadenza quindicinale, con la partecipazione dei chirurghi, degli oncologi di Borgotaro, degli oncologi dell'azienda ospedaliera di Parma e dei radiologi. Qui viene definita quella che si chiama la terapia multidisciplinare o multimodale integrata, cioè la varia modulazione delle tre linee terapeutiche fondamentali, che sono la radioterapia, la chemioterapia e la chirurgia, modulate in vario modo fra di loro per ottenere la massima efficacia terapeutica relativamente a quel tumore in quello stadio e di quel determinato paziente. Ad esempio il tumore localmente avanzato o metastatico viene trattato con una chemioterapia preoperatoria, cosiddetta neoadiuvante, ed eventualmente ripetuta poi dopo l'atto chirurgico. Per i tumori del retto, l'opzione terapeutica più efficace, intesa nel senso di una riduzione netta delle recidive locali dopo chirurgia, che è una vera e propria calamità clinica per il paziente con questa recidiva, e con l'applicazione di una radiochemioterapia neoadiuvante preoperatoria, seguita dall'atto chirurgico di asportazione e poi eventualmente dalla chemioterapia postoperatoria. Dal punto di vista invece strettamente chirurgico, ci sono delle tecniche innovative? Sì, intanto va detto che qualsiasi intervento sul retto, sul colon, può essere eseguito sia con una metodica open tradizionale in aperta che il metodo laparoscopico, essendo stato ampiamente dimostrato che anche la laparoscopia garantisce la radicalità oncologica richiesta dagli standard terapeutici. Per esempio, noi abbiamo a Borgotaro la nostra casistica, dal 2005 sono stati effettuati quasi 200 interventi sul colon retto, di cui 47 casi con la metodica laparoscopica variamente combinati nei vari tipi di interventi. Ma quello che mi fa piacere approfondire oggi è la cosiddetta chirurgia transanale del retto, cioè la chirurgia che si può eseguire attraverso un anoscopio operatore attraverso il quale si possono eseguire delle asportazioni radicali di selezionati tumori del retto, ecco, e poi si può applicare anche quella che si chiama la radioterapia intralesionale, cioè l'infissione di aghi radioattivi in una massa tumorale, per esempio in una persona anziana che per motivi vari non può essere operato, questa applicazione porta a necrosi questa massa tumorale. Ecco, di questo strumento noi ne siamo già in possesso e due dei nostri chirurghi stanno frequentando centri italiani ed esteri per imparare questa metodica e applicarla poi nel nostro ospedale. Ecco, proprio queste innovazioni metodologiche e tecniche, quali benefici evidenti hanno portato per i pazienti? Sì, da una parte la diagnosi precoce e la definizione più precisa della sede e dello stadio del tumore, dall'altra l'applicazione della terapia multimodale integrata e l'evoluzione delle tecniche chirurgiche consentono intanto di effettuare degli interventi meno invasivi, meno demolitivi. In particolare per quanto riguarda i tumori del retto consentono delle attuali percentuali di recidiva locale inferiori rispetto a un passato e la salvaguardia in più numerosi casi dell'apparato sfinteriale dell'ano e quindi il confezionamento di un minor numero decisamente inferiore rispetto a prima di colostomie terminali definitive, cioè il sacchetto addominale per la raccolta delle feci. Ringraziamo il professor Adorni per essere stato con noi questa sera. Ora andiamo all'ospedale di Borgotaro, dove lei è di casa, per parlare di prevenzione primaria, delle malattie cardiovascolari, ma anche del ruolo dello psicologo in ospedale.
Nella vostra struttura riabilitate pazienti reduci da un evento cardiovascolare acuto cercando di ridurre la probabilità di un'ulteriore recidiva. Cosa possiamo fare invece per impedire un primo episodio? La prevenzione primaria è sicuramente molto efficace perché si propone di impedire la malattia e d'altro canto si rivolge ad un'ampia fetta di popolazione, però è di difficile attuazione perché coinvolge diverse problematiche di educazione sanitaria e anche problematiche di natura culturale. Noi sappiamo che il rischio cardiovascolare è sicuramente reversibile e infatti trattando adeguatamente i fattori di rischio e modificando in modo favorevole lo stile di vita si riducono il numero e anche la gravità degli eventi. Purtroppo però ancora oggigiorno nella popolazione questo dato non è conosciuto, tanto che più del 50% delle persone che vengono intervistate normalmente non conoscono e cosa sia un fattore di rischio e non ne sanno identificare neanche uno. Invece controllando adeguatamente queste problematiche sicuramente noi saremo in grado di ridurre ulteriormente la mortalità e morbilità cardiovascolare. Quali sono le pratiche virtuose che le persone possono seguire proprio per evitare un primo episodio cardiovascolare? I fattori di rischio che più importanti sono sicuramente il diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il fumo, l'obesità. Noi in Europa abbiamo ogni anno più di 2 milioni di morti per malattie cardiovascolari, però la maggior parte di queste morti potrebbero essere evitate con semplici interventi di natura preventiva, tanto per fare alcun esempio l'abolizione del fumo, specialmente nel sesso femminile che ha avuto un'impennata notevole in questi ultimi anni. Poi sicuramente il controllo del peso corporeo con una dieta adeguata, basta misurarsi la circonferenza corporea con un metro da SART banale e per vedere se la nostra circonferenza è maggiore di 102 cm nell'uomo e 88 nella donna, se così è il paziente è a più alto rischio di sviluppare un infarto e anche di mortalità. Terzo e non ultimo, per importanza, è sicuramente un'adeguata attività fisica. Basta una corsa a passo sostenuto di 30 minuti tutti i giorni o al massimo, insomma, o almeno 4-5 volte la settimana per ridurre notevolmente la probabilità di insorgenza di queste malattie. Qual è il ruolo dello psicologo all'interno della realtà ospedaliera? La condizione di paziente ricoverato, diciamo che comporta la separazione dalla famiglia, la necessità di adeguarsi ai ritmi istituzionali, la parziale rinuncia alla privacy, quindi uno stato di dipendenza che non era mai capitato prima. Quindi qualsiasi ospedalizzazione, diciamo che costituisce un'interruzione per il paziente e per la famiglia, una rinuncia ad una progettualità che in alcuni casi è parziale, mentre in altri, e quindi è anche ripresa con facilità, mentre in altri è da intendersi totale. Diciamo che oltre a questo c'è anche la condizione psicologica che influisce su questi stati, perché ci sono reazioni emotive che ovviamente si scaturiscono, come la rabbia, l'irascibilità, la scontrosità, l'ansia, la depressione, l'inaccettabilità della condizione nuova. Per cui c'è la necessità del paziente e della famiglia di riformulare un pochettino quello che è la propria vita, spesso anche il contesto sociale e lavorativo del paziente, per cui diciamo che si tratta di integrare quello che è la disciplina medica a quella psicologica ovviamente, quindi il nodo centrale della cura diventa la relazione, quindi l'intervento dello psicologo è da una parte sull'aspetto clinico, quindi diagnostico, ma poi soprattutto diventa di counseling, di sostegno, di motivazione alla ripresa, con un contributo molto importante su quello che è il fattore della resilienza del paziente e della famiglia, quindi la capacità di superare quello che è successo, l'aspetto traumatico, e non solo, di riuscire a trovare le risorse per riformulare un nuovo equilibrio nella propria vita.
Di nuovo in studio, ma solo per i saluti finali. Questa volta termina qui questo viaggio di Dottor TV. L'appuntamento, come sempre, è per martedì prossimo. Grazie dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.